Oh, ricordiamoci che ogni volta controllare che stai registrando. Oh. Per controllare basta. Io, ma c'è un ciccione nel video. Sei tu. Questa è la prima volta che vado sul canale di Teo. Tengo a venirne fuori bene. Sai che cos'è la cosa triste? Che io non ospito un youtuber che non fa video. Beh, rendiamoci conto. Cioè, direi pure andate a iscrivervi al suo canale, ma tanto non fai video, quindi lasciate stare. Ciao bambini, dopo diversi mesi di inattività, in quanto durante la quarantena mi sono ampiamente depresso, eccoci qua. Fabuloso. Oggi faremo un video molto semplice, a squadre. Io e Andre contro Sabrina e Pika ci sfideremo nel chi riesce a descrivere e disegnare meglio un Pokémon dalla descrizione del compagno, e se lo indovina il disegnatore prende un punto. Io ci tengo a dire che mi chiamo come un Pokémon, quindi qualche vantaggio ce l'avrò, no? Sì, ma conosci solo Pikachu tu. Ok, quello Cacchi. Giallo. C'è solo un problema. Che Andre i Pokémon li sa e il mio fidanzato no. Però no. Lui te li deve descrivere, tu disegni. Ma io dove lo vedo il Pokémon? Me lo devo inventare? Te lo do qua. Ah, ok. Te dice il generatore, tu schiacci. Sì. No? Generate. Sì, beh, quello... Questo è Eevee. L'evoluzione di Eevee. No. No. Mi sembrava una volpina. Ah, quella è la volpa a 9 code di Naruto. Quindi aspetta, traducilo in inglese. 9 code. Nine, non so come si dice. Tails. Tails. 1, 2, 3. A me non li fai così bene le sincro però. Ok. Allora, ho generato. La penna. Ah, aspetta, il timer dov'è? Pronti? Sì. Quanto si ha? Partenza. Quanto sì. Ci metti? Ah. Via. Allora, disegna un cerchio però tutto spigoloso. Ok, ah, in capito. Centro fai un'ellisse. Non tanto grande. Tipo Gyarados. No, chiudila. Va bene. Ok. Penso sapere. Fai due ellissi nel verso opposto lì dentro. Il verso opposto? Sì. All'insù, in verticale. È Peppa Pig? Ah, ho capito. Ok. Volteon. E come faccio a sapere come si chiama? È scritto sopra o sotto? Sì, sì. No. È scritto sotto. Disegnagli delle gambe. Ok, allora non è quello che così, dire. Ok. In alto, fagli due triangolini sui lati. Questo timer a cosa serve che sta andando avanti così? Ok. E quanto essere... ci metto a fare? Disegna due occhi. Monkey! Primeape! Sì, quel nome l'ho letto. Sopra! Sì, ma okay. Tu hai fatto un misto! Tu hai fatto no, la pallina è giusto. È giusto. Scriviamolo sul tavolo un tempo. Top. Comunque Monkey era l'evoluzione prima, quindi c'era già arrivata. Eppure. Però io so. Ah, hai capito. Roba tosta. 1.12. Io ovviamente tutte le regioni. Difficile, perché poi è capace a disegnare. Ti aiuto io, però lui ha fatto le regioni. Aspetta, aspetta, far partire. Aspetta, aspetta. Fermi. Attenzione, è competitivo. 3, ok. 2, 1, via. Disegna un triangolo leggermente bombato. Equilatero, isoscele, equilatero. Ma il cateto quanto misura? 12,7. E sull'ipotenusa cosa è costruito? Un altro più piccolo. Ah, ho capito. La stessa... Sì, un po' non così tanto più piccolo. Il tipo giapponese. Facilissimo. Non così tanto più piccolo. E no, se passo. No, no, non dire cose a caso. Più grosso. Più grosso il treno. Sì, come se fosse un cappuccio, diciamo. Ah, ecco, okay. sì. Ok, poi all'interno di questo cappuccio c'è una sorta di mezzo uovo. Mezzo uovo. Come se fosse la faccia. Vai, però come fai a non capirlo? Però esatto. Okay, fin qui. Con due occhietti minuscoli. Sì. E fatto. Un'ellisse nella parte inferiore che fa tipo denti. Denti, qui così? Più o meno, grossissima, sta ridendo di brutto. Così? Dai. Di brutto, cos'è? Largo. È un sorriso da 56. Ci sono gli occhi. Ho detto denti, sotto. Così? Esatto, sono denti. Come sono? Sì! Fatemelo finire, come se fossero? Le mani, che partono però dalla bocca. Dalla bocca partono due palline come se stesse tenendo il cappuccio. Senti, no. È fatto così, non è allora, colpa mia, eh. Ci sono due mani che partono dalla bocca. Sì, sì. Una sopra l'altra. Cappuccio così. Concentrica al centro. No, no, proprio piccole manine che tengono il cappuccino. Come così? Due manine tonde. Ho detto solo manine, ho detto. Che ah, ma è chiaro, ma è Ash Ketchum. Così le manine umane. No, manine tonde, tipo le persone che non sanno disegnare. Doraemon. Però partono dai denti, una sopra l'altra che si tengono il cappuccio. Come partono dai denti, Da sotto i denti. Ah, ecco, sì, adesso sì. Adesso mi viene da piangere. Hai capito chi è? Capito? No. Te lo devo dire io? Dimmelo. Snorut. Senti, è così, non è che vuoi da me. Sei tu che non fai le mani, le mani erano così. Oh, io so anche disegnare, ma sono molto svantaggiato alla descrizione. 2-0. Senti, oh, guarda com'è Pika. Sì, un po' ci assomiglia. Cioè, allora, devi arrivarci. Quanto tempo? 2 minuti. 2 minuti e 0. Vai. Pronti? Via. Allora, disegno un pollice.
Ah, accanto no, disegno un pollice più piccolo. Dugtrio. Sì. Top 8. Vabbè. Sono tre pollici. Potevi dire anche dei views. Ergo, stiamo perdendo. Andre, dimmi quando ci sei. Andre, difficile apposta. Andre, no. Ma lui pensava fosse difficile Dugtrio, eh. Diglete, diglete, digletle. Troio, troio, troio. Ok, quindi fai un panda con le orecchie? Un panda con le orecchie. Vai. Ma Jaden? Beh, ma già non è arrivata la risposta? Io lo so. Anch'io. Un panda con le orecchie. Con le orecchie a punta. Sì, beh, scusa, facilissimo. La frase. Panda con le orecchie a punta grasso. Kung Fu Panda. Snorlax. Sì. Top 17. Tu mi hai detto panda. Cioè, però panda. Scritto tot, cazzo che glielo spiego tu panda. Tu mi hai detto panda, io so come l'ho fatto, lo sto facendo nero, mi sarei chiaramente deviato e avrei scelto male. Pronti? Sì. Via. Disegno una nuvola. Ah, la nuvola. No, falla più come rotonda. No, ok. Una nuvola ma rotonda. Ma rotonda. Quello fiore. Si capisce, Sabri. Due righe. Sì. A X tipo. Non so come spiegarlo. Allora fai una luna da un lato. Sì. No. Ok, cancella. Dentro cancella tutto. Allora. Fai una macchia, una nuvola più grande, rotonda. Grande. Ah, bella questa. Va bene, fai un cerchio abbastanza grande dentro. Dentro? Sì, grande. Ok. Ok. Adesso disegna una luna con la parte piatta verso sopra. Un uovo la figura. Dove vai? La parte piatta verso sopra. No. Dentro la parte così, piatta. Però dentro quel cerchio. Esatto. No, da un lato. Ne devi fare due accanto. Mannaggia, con la parte piatta verso... No, più su! Così, ma più su. No, su, no! Ha detto così... Da un lato, ne devi fare due, ok? Ah, va bene. Sono gli occhi. Sì, sotto quello faccio una riga dritta. Un po' triste. È finito. Non hai ancora capito chi è? Che Pokémon è? Ma io l'ho capito. Ti posso dire i colori? Lo so. Sì, è viola. Non lo posso dire. Sì, dire. Bravo Andre. Io l'ho capito. È viola? Sì. Sarebbe ditto questa. Sì, no. Sì, brava. Sì, sì. No, non è ditto. È viola, dove lo coloro? Diamo un suggerimento. Colore di viola nella nuvola esterna. Un viola scuro, però quello è fucsia. Vero. Ok, sì, ci siamo. La cosa interna, il cerchio interno nero. Ma veramente non ho ancora capito. Io più di così che... Ah, per un occhio. E io non so più come... Ah, Gastly Hunter Gengar. Gastly, sì. Non vorrei dire che però non puoi dire 18 nomi, eh. Vabbè, 2 minuti. Allora, adesso io propongo questo. Siccome voi state ampiamente vincendo, sì. Controlliamo e sta registrando. No, perché dovete sapere che Pio è venuto a fare questo video con me 3 giorni fa, l'abbiamo provato 3 volte e 3 volte non l'ho visto io, perché? Perché non l'ho registrato. Ah, okay. Quindi la proposta è questo: dateci una chance per vincere, ne faccio uno davvero difficile e se lo indovino in 2 minuti vinciamo noi. Che scegliamo noi però il Pokémon. Va bene. Aspetta che ci confabuliamo. Cosa vi confabulate? Sì, abbiamo. Vuoi confabularti anche tu? Questo? Sì. Allora, noi abbiamo scelto, sì, ai 2 minuti Andre per questo qui. In basso. Per me è facile, ce la puoi fare velocemente. È facilissimo. Allora, questo è proprio... 3, 2, 1, via! Tic tac, tic tac, tic tac. 1, stop! Chi era? Rotom Frost. Sì, vabbè, ma è un altro che non va bene, immagino. Non va bene, no, anche va questo. Bene, però perché... guarda che il disegno ci siamo, eh. Perché è Rotom, però questo non è da pipistrello. Deve essere quello il problema. Sono molto più buoni. Scusa, però posso dirla? C'è un Pokémon con le palle in faccia e non lo riconosco. Scusa. C'è solo uno che c'ha i testicoli. Posso intanto ci sono così tanti, paura che non vada. Non sono testicoli, sono le maniglie, sono le maniglie del frigo. Ma il frigo? Rotom è quel Pokémon elettrico che entra dentro gli elettrodomestici. Ma no, Rotom è il Pokédex nuovo. Sì, perché è entrato dentro il Pokédex e quindi è diventato un Pokédex. Quindi questo è veramente un frigorifero. Sì, lui è entrato in Quindi frigorifero. Già solo con la prima allora, frase. Esatto, quando tu disegni un frigorifero. Cioè, un mini frigorifero. Rotom, ci mettevi 2 secondi. C'è Rotom Tosaerba, Rotom il frigorifero. Ma non ci credo. Rotom lavatrice. Ti stai arrampicando sugli specchi. Fatto sta che io ho detto disegni un mini frigorifero e quello è un frigorifero. Tutto di più abbiamo perso comunque. No, hai perso. Mi dispiace. Allora, obiettivamente, glielo ho descritto bene a sto giro. Bellissimo. Ecco. Signori, questo è quanto per questo video, il prossimo fra 6 mesi, quindi rimanete, iscrivetevi. Così no? Presto? Soprattutto iscrivetevi se volete rimanere proprio aggiornati, non perdervi nulla. Fra 6 mesi arriverà il prossimo video.
Un caro abbraccio, un bacio e bella. Bella. Un po' triste questa chiusa. Perché ha perso. Abbiamo finito un po' in down.